Voltrese e Taggia, rispettivamente seconda e terza in classifica, si sfidano al San Carlo di Voltri, dove il freddo e il vento sono i veri protagonisti di giornata. Nel primo quarto di gara succede poco o nulla, tante le interruzioni a seguito di calci piazzati difficili da eseguire per via del pallone che di stare fermo non ne vuole sapere. Taggia aggressivo al sedicesimo col cross di Pinasco che trova Rosso in area, colpo di testa che termina fuori. Taggia che schiera un 4-3-3 mascherato con il 10 e l'11, ovvero Diego e Gerardi a fare i terzini, almeno inizialmente, e Luca Baracco col numero 3 ad agire da falso 9. La Voltrese gioca a favore di vento nel primo tempo e si rende pericolosa solamente a sprazzi. La punizione di Anzalone alla mezz'ora si perde alta, 10 minuti più tardi però progressione di Siligato, Baracco calcia addosso a Valente, il rimpallo favorisce Anzalone che non sbaglia, 1-0 Voltrese che chiude avanti quindi la prima frazione. Le immagini e il montaggio di Enrico Figus ci portano alla ripresa, dove Anzalone prova senza successo a sorprendere Valente. La Voltrese continua a insistere e Anzalone sempre nel vivo del gioco pesca benissimo i card in mezzo. Valente super e tiene a galla i suoi. Il Taggia nella ripresa proprio non marca, angolo di Anzalone, Icardi si coordina, segna il 2-0 che chiude di fatto i giochi, passa neppure un minuto, palla dentro da sinistra per il giovane Scattassi che tocca ad anticipo sul Valente, nell'occasione si fa anche male, segna però il 3-0 e chiude ancora se possibile la gara. I padroni di casa continuano a macinare gioco, a creare occasioni, attivissimo Icardi che scende a sinistra, cross che sembra sballato, palla sulla traversa, le emozioni non finiscono qui, cross di Anzalone, rovesciata di Virzi e 4-0 va a segno anche il difensore centrale. Per Anzalone invece una giornata da incorniciare, perché oltre al gol del vantaggio arrivano anche 3 assist. Virzi che esulta e indica il numero 5 sulla schiena, anche se non ha il nome, come dire ho segnato io, da qui in poi non succede più nulla. La Voltrese si gode il primato in coabitazione col Ventimiglia, che ha una partita a meno per via del rinvio della gara odierna contro a Carcarese. Bella vittoria per la Voltrese nel big match di promozione, un Taggia mai veramente in partita, Voltrese che ha chiuso in avanti il primo tempo per 1-0 e poi ha dilagato nella ripresa.